Ciao a tutti ragazzi, qui è Giovedrea60 e ben ritrovati nel mio primo canale. Oggi siamo qui con una nuova Speed Carrier Battle in Corea del Sud con Venom. Benvenuto! Benvenuto a te, anzi, perché questa idea è stata mia, ti ricordo, della Corea del Sud. Quindi ora ci tocca affrontare questa sfida. Io non c'ho parole, abbiamo chiesto 7000 like per fare la Speed Carrier Battle in Corea del Sud e ci siamo arrivati, veramente a 7000, cioè qualcosa di assurdo. Vediamo, io non so neanche le squadre, Giuse, cioè non lo so. Io non so niente, cioè nel senso neanche, ma poi sai che mi è venuto il dubbio, ho detto ma c'è il campionato coreano? Perché magari tu che ne so, l'hai detto così. Hai controllato? E invece ho controllato e c'è. Effettivamente c'è, ho controllato 5 minuti fa e c'è. Quindi il video si può fare. Ma allora io qui lancio un'altra sfida, sì. Ovvero 7000 like e lo facciamo in India. Che dici? Ok. Te la senti? Me la sento. Secondo me in India ci sono parecchi giocatori interessanti. Sì, no. Una volta ho fatto tipo una specie di carriera con solo indiani e c'erano tipo 8-9 singhi squadra. Quindi secondo me ci sta come. Vabbè, io mi fido di te, mi fido della community. Non arrivate a 7000 like, vi prego. Non voglio farlo. 7000 e il prossimo video sarà con gli indiani. Detto questo, io direi che possiamo iniziare. Per chi non ha visto gli altri video, non sa che cosa andremo a fare. Ovvero Speed Carrier Battle, 3 squadre scelte in modo casuale, 10 minuti per fare calciomercato. Chi fa più punti alla fine vince. Io voglio il Seongnyam. Che cos'è? Si mangia? Cos'è? Ma mi panino? Piace il nome, Seongnyam. Ti piace? Ti piace? Stiamo attenti a scegliere la stessa squadra qua e dopo devo fare lo spelling. Esatto. Che ci sbagliamo. 3, 2, 1. La prima squadra è il Suwon Samsung. Ok, qui non si può sbagliare. Samsung. Sì, io prenderò Kim Do-kyun come allenatore. Ok, allora ci vediamo direttamente dentro per il primo calciomercato. Siamo in postazione e quindi è giunto il momento di far partire il conto alla rovescia. 3, 2, 1, 10 minuti per fare calciomercato con questa squadra di scappati di casa. Ma ne basta uno di minuto, qua non c'è niente da fare, Giuse. Ah, tu dici che ci conviene, non lo so, fermarci qua. Non lo so. Allora adesso cercherò di fare qualche cessione importante. Ma mi sa che il giocatore che vale di più vale 2.900.000. Stiamo a pezzi, Giuse. Allora, devo dire che in panchina ci sono dei giocatori interessanti, eh. Non so se ci hai guardato. Sì, certo. No, non sto scherzando, ci sono dei 68, dei 69 che sono tipo Messi e Ronaldo in questa. Io punterò su Brian Acosti, 70 di overall. Infatti l'ho visto, ma che cavolo è? Infatti che quando poi ci arrivano le offerte non ci ricordiamo se sono i giocatori che avevamo messo. Quello può essere un problema. Hai ragione. Però in qualche modo faremo, non ci preoccupiamo di questa cosa. Oh, ma c'è un certo Bassani, 24 anni, 68. L'ho visto, brasiliano che gioca in Corea. Come c'è finito questo qua? Poi c'è un 38enne con 60 di overall, Yeon Ki-hun. Io voglio fare due acquisti, Giuse, te lo dico, me la sento così. Addirittura, io ne voglio fare solo uno, sai. Ce l'hai già in testa? No, la posizione sì, ma il giocatore ancora no. 4 milioni, che cavolo facciamo in 4 milioni? Tranquillo, non te lo dico, ma ho già pensato al colpaccio. Colpo supremo, oserei dire. Dice, guarda, io ti dico che ho pensato a una cosa molto molto interessante che forse tu non hai fatto. Io invece l'ho fatta proprio adesso. Però se me l'hai appena detto, mi è venuto in mente di andare a prendere il mio giovane dal vivaio. Bravo. Troppo too easy. Ma è un fenomeno il mio, eh. Sì, tra l'altro incredibile, ma mi ha dato un coreano, è giusta questa cosa? Certo, sì, è fatta apposta. Okay. Allora, guarda caso, a me era proprio nel ruolo in cui avevo bisogno, eh. No, a me no, però ho messo come alla destra uno senza faccia, cioè un senza foto. Quindi sono contento. Ragazzi, ma io ho una squadrona. Giuse, niente, hai perso. È la stessa squadra, non è che. No, ma tu. Come no? No, tu non hai capito cosa ho tirato fuori io qua. Tu non hai proprio capito cosa ho tirato fuori. Ma Lee Jung Song l'hai messo titolare te? Non lo so, qualche song ci sta dentro. Sì, Ling Sung Song è già dentro, sì. Chi? Scusa, non l'avevo capito. Ling Yong Sung, Lee Yong Sung. Hai detto 3 volte in maniera diversa il nome, ma va bene. Vabbè, lui, ci siamo capiti. Io ora andrò sul mercato a fare il mio colpo, anzi prima vendo. La situazione è veramente critica. Allora, io ho messo un po' di gentaglia sul mercato. Aspetto offerte perché in realtà qui anche tipo una cessione di, non lo so, di 1.500.000 euro. Qui secondo me ci fa la differenza. A me vogliono comprare Lee Jung Song, che se non sbaglio è proprio quello che abbiamo detto prima. Quindi Lee Jung Song non lo vendo. Se è lui però, che non si sa se è lui veramente. È lui, sì è lui, sono andato a vedere. Qua è lunga perché dobbiamo andare a vedere ogni volta. Allora, mi è venuta in mente un'altra strategia.
e questa volta non ti dico niente, cioè in realtà neanche prima te l'ho detto, però l'hai capita, questa volta non la puoi capire perché è una strategia che viene da lontano, ecco. Studi, anni di studi. Anni di carriere, va bene, io mi fido di te, Giuseppe. Ma secondo te se propongo uno scambio alla Juventus lo accettano? Vuoi Vlahovic? Secondo me sì. Sì, no, gli do Mi-Jun Song, magari accettano. prova, io ho venduto uno per 240.000 euro, quindi sì, attenzione. Più o meno, vabbè, ma anch'io sto vendendo a quelle cifre, non credere. Attenzione che adesso il budget è importante, eh. Non so se ce la faccio a prenderlo, ragazzi, non so quanto... A pare questo giocatore... Non ci credo. Sai che non possiamo comprare delle grandi squadre? No, veramente? Mi sa di sì. Volevo prendere Miretti, ma mi è stato detto che il giocatore non vuole trasferirsi. Ma tu sei un pazzo che vuoi prendere Miretti, scusami. Io volevo prendere Miret, non me lo fa prendere. No, non possiamo prendere delle grandi squadre. Dan 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 dan, si complica tutto. Ok, io ho individuato un attaccante quando mancano 3 minuti. Ho individuato un attaccante, non so neanche chi è. No, non è vero, lo conosco questo. Vogliono 4 milioni e 8 e devo fare controfferta. Basso a 4,5 più clausola del 25.000%. Vediamo se accettano questa offerta. Cioè, hanno alzato. Vabbè, accettiamo. Porca miseria, l'ha alzato. Ma dai, pure il bagnettino. Io sto puntando due giocatori in Serie B. Vediamo se ce la faccio. Non so se ce la farò, Però gli darò Rodrigo Bassani più 2 milioni. Vediamo se accettano. Accettato! Forse gli ho pure regalato 2 milioni, ma mi sa che ho preso uno scarsone, sai. Dico solo che gioca al Como. Non so qual è la tua conoscenza di giocatori zero, del Como. Zero. Ruolo ovviamente cruciale. Cioè, ovviamente cruciale. Arrivi qua, devi salvare la squadra. Sarai capitano e... per i prossimi 10 anni maglia numero 10. Io non riesco a fare lo stipendio, non ci credo. A me vuole 3.000 euro il mio, quindi... Ma come 3.000 euro? Ma chi hai preso? Uno forte, cioè un ex giocatore forte. Adesso non so se è ancora forte questo giocatore. Ti dico subito quanto ha di overall, ho paura a vederlo. Vai, dimmi. Oh, 70, onesto. Oh, è buono. È più forte della squadra. Infatti sono contento di questo corpo. Corpo. E ora vorrei prendere... Chi è il capocannoniere della Serie B? Ho 2 minuti e 32 per andare a vedere. Vediamo se me lo fa vedere. Allora, io ho fatto un colpo. Però sì. Purtroppo, eccolo qua. Lo faccio vedere alle persone a casa. È un giocatore importante, un giocatore carino. C'è un piccolo problema che purtroppo ha voluto parecchio di budget. E quindi niente, ho dovuto spendere. Sì, praticamente ho speso più di stipendio, volevo dire, che di trasferimento. Ok, io proverò a fare un'ultima giocata incredibile. Se mi riesce bene, se no è stato un piacere. 4 milioni e 9 vogliono, attenzione. Se riesco a darti qualcuno. Qua l'ha svolto, devo sacrificare 1 minuto e 50. No. Gli devo dare il mio Keo Sung Byom, lo sai? Addirittura, sei arrivato a questo punto. No, gli do Kim Byu Jung. Sì, gli do Kim Byu Jung più 2 milioni. Vediamo se accetta Kim Byu Jung più 2 milioni. No, 2,8 ne vogliono. Ai. Facciamo 2,5, va? Facciamo 2,4. Poi solo 1 milione per... 2,6 ne vogliono. Facciamo 2,4, bro. Poi ho 1 minuto e 32 per prenderlo. 2,5, preso. Però ho 900.000 per fargli il contratto. Non penso che un giocatore del suo calibro possa venire a giocare qua per 10.000 euro a settimana. Ok, un anno di contratto, va bene. No clausola. 1 minuto e 13, attenzione, è tempo di fare dello stipendio. Però io non posso darti più di 18.000, ti prego, accetta. Accettato, vamo! Io ho chiuso. Ho chiuso anche io. Forse, non lo so se sia un bene o un male, però io ho finito, Allora, io li vado a mettere titolari e poi vediamo cosa abbiamo tirato su, va bene? Ok, va bene, allora possiamo anche fermare a questo punto il tempo, quel che è fatto è fatto. Siamo stati bravi, ci abbiamo messo pure meno del previsto, hai visto? Sì, perché eravamo così messi male che non sapevamo da dove muoverci. Allora, io ti posso dire cosa ho fatto, se vuoi. Vai, dimmi. Io, vabbè, non ti leggo la squadra, ovviamente. No, non avrebbe senso. Ho preso il giovane della primavera, che era un'ala sinistra 69. Ok. Ho messo titolare a destra a Costi, che era in panchina. Poi ho fatto due colpi, ovvero Baselli a centrocampo, 70 di overall, e bello. La Padula davanti, 74. Bello. Allora, io ho messo il giovane della primavera a sinistra, che è un 71, quindi tanta roba. Okay. E poi lì davanti ho preso un giocatore incredibile, che se non erro è uscita anche una versione di Foot speciale. Vai. Per lui, ovvero Pucchi, 75. Gran giocatore, mi piace. Sì, solo però... quale acquisto hai fatto? Sì, solo un acquisto praticamente, se escludiamo il giovane, perché praticamente lui ha voluto tipo 30.000, 28.000 di stipendio, okay, se non mi ricordo. Okay. E purtroppo non sono riuscito a prendere un portiere. Volevo prendere un portiere perché ho detto, boh, cambiamolo. Invece purtroppo sono dovuto, niente. Purtroppo è andata così. Allora, a questo punto non ci resta che simulare. Tra l'altro non so se te ne sei accorto, ma siamo a gennaio. Quindi come la impostiamo qua, che tu sappia?
Che io sappia, in teoria possiamo simulare fino alla fine della stagione. Quindi in teoria la stagione dovrebbe finire settembre, ad agosto. Sì, andiamo fino al 30 agosto, direi. Andiamo fino al 30 agosto, vediamo se ci sono dei playoff particolari, ma non lo so. Vediamo poi il 30 che cosa succede. Simuliamo. Siamo arrivati alla fine della stagione. Allora, una piccola precisazione, perché qui in Corea del Sud la stagione finisce a dicembre. Infatti siamo qui nel mese di dicembre, quasi Natale, e abbiamo una competizione un po' particolare. Vi facciamo vedere, ovvero la prima fase e la seconda fase. Nella prima fase ci sono 33 partite, nella seconda fase ci sono le altre 5, in cui appunto ci sono due gruppi, quello delle prime 6 e quello delle altre 6. Quindi che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di contare solo la parte iniziale, perché la seconda fase è come se fosse una specie di playoff. Quindi contiamo solo il campionato, che è questo. Quindi ci basiamo solo sulla prima fase. Ok, com'è andata a te, Giuse? Allora, guarda, ti devo dire che io ho fatto abbastanza bene. Sono andato nel gruppo championship. Ok, già non va bene a me, perché io sono finito nell'altro gruppo invece, il gruppo inferiore. No, sì, ma di parecchio, com'è di parecchio? No, è ottavo posto. Ottavo posto con quanti punti? No, aspetta, mo dimmi intanto la tua posizione, che qua c'ho paura io. Terzo. No, terzo. È già finito. Però aspetta, da me il terzo ha fatto solo 7 punti in più di me. Quindi okay, potrei sperare io. Allora, io ho fatto 41 punti. Ok, io ne ho fatti 57. Ah, parti già con un più 16, brutta. Mamma mia. Come hai fatto? Ti copio, tranquillo. Perché ieri sera non ho dormito e mi sono studiato tutte le squadre del campionato coreano. Okay. Perché ovviamente, cioè, capito, le squadre sono casuali, quindi l'unica cosa che potevo fare era studiarmele tutte, così ero preparato, no? E quindi ce l'ho fatta. Ma sai perché? Sai che di cosa mi sono appena accorto? Io sono onesto e te lo dirò. Sai che quando fai modifica formazione ti sballa tutto? Io ho giocato tutto l'anno con un centrocampista centrale come terzino. No, vabbè, ma comunque te l'ha messo in automatico, vai tranquillo. Allora, signori, qui nello schermo vi metto il punteggio aggiornato. Siamo pronti per selezionare la seconda squadra. 3, 2, 1. Abbiamo il Pohang Stellers. Ma io voglio il Seongnam. E mi dispiace, il fato ha voluto Pohang Stellers. Questa è la seconda squadra. Siamo pronti per far partire il conto alla rovescia. 3, 2, 1. Via. 10 minuti per trasformare questa squadra. Come te li recupero i punti, Giuse? Ma può succedere di tutto con questi scappati di casa. Sì, tranquillo. Sì. Allora, io intanto mo devo giocarmela bene, quindi farò la mia tattica fotografia alla formazione. Ah, aia. Ora si fa sul serio, Giuse. Porca vacca, adesso sì. Ma sono cavoli. E quella tattica segreta, perché sento che mi stai prendendo in giro? No, sono sincero, mo sono cavoli veramente. Mi è andata male pure col giovane della primavera, mi ha dato un 64. No, ma come? Te lo giuro, a te no? Adesso vado a vedere, mi ero anche dimenticato. Adesso vado a vedere. No! È un 64 anche a me. Però sono due i miei giovani interessanti, Come sono due? Sono due, però sono entrambi 64, però in questa squadra. Oh, non... Ah, no, aspetta, no, uno è un 54. No, guarda che sta squadra vola, Guarda che sta squadra vola, Con Zecca davanti. Ma vola nel senso che fa schifo, prende il volo? No, questo volevi dire? No, è forte. Che, cioè, te ne privi di Wanderson, brasiliano terzino sinistro. Madonna mia. Allora, io continuo con la strategia di prima, che non ti dico qual è. E okay, quindi ha funzionato, quindi la continuo. Va bene, mi fido di te. Tra l'altro ci sono dei 49, 50. No, ma esatto, questi qui sono tutti quei giocatori che noi abbiamo preso per fare gli obiettivi, per non essere esonerati in un anno di carriere. Eccoli qua, vero, li tutti quanti. È vero. Conferma la grande. Tra l'altro, vabbè, non dirò niente perché ti darei un grosso aiuto, ma... Va bene, non ti preoccupare. Ho appena sbloccato un 70, non ti dico come l'ho sbloccato, un 70. Sì, io ce l'ho preso ancora prima mentre stavamo scegliendo la squadra. Comunque 70 è tanta roba, Comunque il fatto che non possiamo trattare con squadre di livello è veramente pesante, È devastante questa cosa, Però rende più difficile la sfida e mi piace. Eh sì, però cioè, ci vorrebbe un po' più di tempo per riuscire a scovare bene i calciatori. Ma non sarebbe poi più il bello di questa sfida? Il tempo non c'è. Giusto, e poi l'hai creata te questa sfida, quindi... E tu hai scelto sto campionato, però. Sì. Non ti preoccupare, giusto. Io ho individuato il giocatore da acquistare. Non sappiamo niente su di lui. No, dai, non funziona il baghettino. Porca misera, per sapere il valore. Come non funziona? Quello di scambiare il portiere? Sì, non funziona.
Ma sì che funziona. Eh no, a volte non funziona, a volte non funziona sempre, Ma siamo già all'ultimo giorno di mercato, aiuto. È già perché abbiamo solo gennaio qua. Eh sì. Tremendo, e niente, devo andare a fare gli acquisti allora. Allora, io vado di nuovo e... Az! Mi hanno chiesto come contropartita il giovane della primavera, quello forte. No, non lo voglio dare. Provo con 2 milioni e 2, vediamo se accettano. Devono accettare per forza, affare fatto, ok. Ho dovuto sparare una cifra abbastanza altina perché purtroppo sono nelle ultime ore di mercato, quindi non potevo fallire la trattativa, ecco. Ok, ok, io... no, sono disperato invece, ma proprio disperato. E quindi... prenderò carne di Angus. Conosci carne di Angus? Certo, l'ho avuto in tante mie carriere. Non so se sei serio o no, ma... Non sono serio, stavo facendo lo stipendio preso. Primo colpo e forse anche ultimo colpo, perché non ho praticamente più budget. Quindi devo vedere se riesco in extremis. Non so neppure quanti minuti mancano. Quanti minuti mancano? 3 minuti. Non so se riesco in extremis. Hai preso da che campionato hai preso? Dalla Championship. Ah, te continui ad andare in Inghilterra? Sì. 2 minuti, provo a fare un solo colpo. Spero che il costo di questo giocatore sia... No, non me lo danno perché è troppo importante per il club. Questo è in prestito. Niente, devo prendere uno scarsone, giusto. Ti dico chi è perché tanto non sai chi è. Assombalonga. Conosci Assombalonga? Non lo conosco. Meno male per te. Ma aspetta un attimo, Wanderson è il nostro titolare, Wanderson a sinistra? No. Sei sicuro? Sì. Ok, me l'hanno chiesto come contropartita, quindi ho accettato. Tu ti sei veramente fidato di quello che ti ho detto? No, dai, hai controllato? No, ce n'erano due con lo stesso overall, io avevo messo un altro. Ok. Io ho fatto il mio unico acquisto, 1 minuto e 22 dalla fine, secondo me è più scarso di quello che avevo già in rosa, te lo dico. Allora, Brit Assombalonga, ha pagato 4 milioni, aspetta, ora ti dico l'overall di Assombalonga, 70. È buono. L'attaccante mio aveva 69, direi upgrade. Buono. Sì, insomma, ho fatto solo un colpo. Allora, io ne ho fatti due e con gli ultimi secondi devo fare un piccolo piano di crescita / cambio ruolo. E poi ci sono. Sì, non fare il ciocco terzino destro, terzino sinistro, esterno destro, esterno sinistro, No, io fare ste cose. Ma ovviamente, assolutamente no. Per chi mi hai preso, scusami? Giuseppe. Per chi mi hai preso? Giuse! Ma io non ho mai fatto queste cose in vita mia. Giuse! Non so neanche di che cosa voglio stai parlando. Voglio la clip originale poi di questo video. No, io non so, guarda, non so neppure di che cosa stai parlando. Ok, guarda. Ok, va bene. L'hai fatto? Allora, che cosa? Questa cosa? Certo che l'ho fatta, tutto è consentito, ma no, in 10 minuti tutto è consentito. Ma vergognoso, Giuseppe. Ma se mi rimane tempo lo faccio, manca sì, 10 secondi. Se mi rimane tempo lo faccio, sì. Scusa, e poi, 8, però casualmente 7, poi andrai a fermare il calendario per fare il cambio, No, ma il cambio ruolo non va fatto. È vero, così. Non va fatto. Fine, giusto in tempo, ho messo anche tutti i piani di crescita. Abbiamo finito. Allora, cosa vuoi sapere? Vuoi sapere cosa ho comprato? Che ho comprato? No, io voglio dire che hai fatto una grossa irregolarità. No, tutto è consentito, Cioè, proprio abbiamo detto, tutto è consentito. Uno volendo può anche fare gli obiettivi per non essere esonerato. Ah, quelli, vabbè, io vincerò senza questi ciocchi, tranquillo. Va bene. Io ho preso solo a Sombalonga. Allora, io ho cambiato ruolo al giovane della primavera, che faceva l'upgrade di 4, se non erro, di 3. Okay. Ed è un 67, e l'ho messo attaccante, il mio Ong. Poi ho preso Foderingham, che è un portiere di 74, molto interessante, preso dalla Championship. E sempre dalla Championship ho preso Leonard, un 70 in mezzo al campo. Ok, io solo a Sombalonga. Ok, tra l'altro questo nerd mi sono accorto adesso che fa l'upgrade, si è messo terzino, però il tempo è scaduto e quindi niente. Va bene, tanti già cioccato abbastanza, Giuse. Ci vediamo. È tutto regolare. Se tu non lo fai perché non c'hai tempo, non c'hai voglia, non è colpa mia. Va bene. Ora saprò cosa fare l'ultima stagione. Userò tutti i metodi, anche quelli poco leciti. Va bene, ci vediamo allora il 16 dicembre. Che a mi presto. Piace come data. Andiamo. Siamo arrivati alla fine del mese di dicembre. Anzi, a metà. Siamo pronti per tornare indietro e vedere un po' come siamo andati. Prime impressioni, hai visto qualcosa? Ma prime impressioni, arrivo da 6 vittorie di fila. Oh, veramente? Sì, davvero. E sto vedendo il calendario, poche sconfitte. All'inizio ho fatto 4 vittorie di fila, quindi... Ok, ti ricordo che le 6 sconfitte, che le 6 vittorie sono nel coso a parte, Ah, che non conta, dici? Che non vabbè, conta. Comunque potrebbe voler dire che andate bene. Io sto andando a vedere e ti posso dire che è andata molto bene.
Davvero? Allora, io ti dico, intanto che sono andato nel gruppo Championship, quello buono. Allora, sono andato anche io nel gruppo quello buono, sì. E poi ti dico, anche se non conta niente, che in quel gruppo sono arrivato secondo. Sono arrivato anche io secondo in quel gruppo. Però, il mio punteggio non è molto alto, Cioè, non è un punteggio da secondo, ecco. Neanche il mio. Allora, andiamo a vedere, prima fase. Quante vittorie hai fatto? Nella prima fase, intendi? Sì, nella solo prima fase. 17. Anche io. Ah, allora non ti recupero, mi sa. Pareggi? No, se ti dico i pareggi andiamo già a fare il calcolo. Vabbè, sì, 10. Non riusciamo a fare 10, uno 10, più uno, 10. Facciamo questo calcolo così. 10? 10? Allora, se la memoria non mi inganna, hai fatto 6 sconfitte. Perché le ho fatte anche io, che ho fatto lo stesso identico cammino. 61? 61, lo stesso identico cammino, incredibile. Quanti gol hai fatto? 36. Come 36? 36 gol hai fatto? No, 54, scusa. Ah, ok, 52. 52 e 30 e 31 subiti. Mamma mia! Questa okay. È una cosa buona per te, perché non recupero il gap. E allora, signori, non ci resta che scoprirlo. Quindi andiamo. Ci vediamo alla selezione della terza e ultima squadra di questa Speed Career Battle. Non ci resta quindi che selezionare la squadra. 3, 2, 1. Abbiamo il Yeonbuk Hyundai, quello verde, quello verde che sembra io piango. Tipo lo Sporting, sì, io piango, quello verde. Io piango, non importa, io piango. Non ti piace? Volevo un'altra? Volevo il Seongnyam. Mi dispiace. Vabbè, niente. Siamo pronti per partire. Conta la rovescia, 3, 2, 1. Si parte. 10 minuti per migliorare questa squadra. E occhio perché questa volta 11 abbiamo 11 milioni, 11 milioni, mamma mia. È la volta che ti recupero, Giuse. Io devo cercare di gestire, no? Non devo fare disastri, ecco, mettiamola in questo modo. Esatto, ma ora io userò la tua strategia malefica. Addirittura? Sì, no, mi sono arrabbiato tantissimo per questo affronto che mi hai fatto. Due punte decenti, non so se hai notato questa cosa. Sì, abbiamo tre punte decenti, cioè sono tutte punte tre praticamente. Tre punte, vero. Cioè, gli unici buoni, questi qui li hanno presi nella stessa posizione, cioè, ma come si fa? Io faccio un 4-2-4 allora, sai che ti dico? Rischiamo così, 4-2-4, ma chi togliamo di queste punte? Perché uno può fare anche nella destra, però ti fidi. Sì. Non lo so, non spostavo tutto a me, porca miseria, l'avevo preparata la grande sta formazione, ma non spostavo tutto. Mi spiace, però ti dico solo che abbiamo già perso 2 minuti, Lo so. Allora, io ho avuto un colpo di fortuna straordinario. Vai, dimmi. No, non te lo dico, sennò poi dopo tu dici: ah, ok, ho capito, lo faccio anche io. Poi mi recuperi 30 punti e hai vinto. Non ti dico niente. Che cattivo che sei, Giuse, però. Dovresti essere un po' più solidare con i tuoi amici. No, assolutamente no. Qui amici, però qua ci stiamo giocando la faccia. Ti rubano tutto. Amici e poi ti rubano la bici. Allora, io sto vendendo no, i primi giocatori. Mi hanno pagato una clausola rescissoria. Aia. Meno male che me l'hai detto, che vado a controllare un attimo le clausole. Meno male. Spreca tempo, vai. E spreca tempo, intanto l'hai perso tu quello. Il Frosinone mi ha chiesto un giocatore, l'ho venduto. 900.000 euro. L'ho venduto. Allora, guarda, io farò un solo grande colpo, mi sa, Cioè, in realtà non lo so. Aspetta, spero di non aver venduto il titolare. Ah, può essere. Oddio, forse l'ho trollata. No, era il titolare, porca miseria. Mi spiace, no, davvero, se vuoi possiamo riniziare. Tanto ti batto comunque, non c'è problema. Vabbè, grazie, hai usato i trucchi. Ma è da regolamento. Scusa, tu non c'hai tempo perché perdi 3 ore a fare gli acquisti, non è colpa mia. Scherzando, Giuse, figurati. Ora vendo Mon Seomin, tranquillo, che la vinco con la vendita di Mon Seomin. Tanto per prendere questo io ho dovuto spendere tutto il budget, ho fatto un solo colpo io, 12 milioni per il colpettino. 12. Ma non possiamo. Ho 16 milioni, ma non so che comprare. Possiamo comprare dei campionati principali o neanche a sto giro? No, mi sa di no. Io sono andato direttamente sempre in Championship. Ma ce ne fosse uno buono in Championship. Allora, io c'ho 2 minuti, sto cercando di mettere insieme una squadra vedendo se qualcuno cambia ruolo, perché mi manca un centrocampista. Ci sarà qualche giocatore, no? Che diventa centrocampista centrale. Dai, vi prego. Mi sa che non posso fare acquisti, Giuse. Non conosco i giocatori, purtroppo. Questa cosa di non poter prendere dei campionati principali mi ha destabilizzato, sai. Allora, mentre tu perdi tempo con queste cose, io ti dico che sto mettendo tutti i piani di crescita, tutti i cambi ruolo. Fai con calma. E c'è ancora 2 minuti, quindi è certo che faccio con calma. Niente, ho provato anch'io il bug, ma non ha funzionato. Vedi, non funziona. Quindi l'unico giocatore che volevo comprare. Allora, io ti dico che ho fatto un cambio ruolo e il mio è diventato 74 con il cambio ruolo. Io mi ritiro. Me ne vado da campione comunque di questa serie. Sì, però io non ho. Ok, così a caso, campione della serie a caso. Niente, ho fatto 2 trattative e mi dicono che ha l'impressione di perdere tempo. Aia. No, ma io non ho fatto un acquisto, ho 15 milioni lì. Comprerò. Hai 1 minuto e 30, Sì, vabbè, ma ormai è finita, bro.
cioè, proprio finita male. Compro un americano che gioca al Venezia. Gli io offro... mettiamo tutti quanti i piani di crescita, vai, vai. Gli offro 4 milioni. Ne vogliono 7. Forse è un giocatore buono, attenzione. Attenzione, forse ho preso un giocatore buono, visto che vogliono 7 milioni. Sono contento che ne vogliono 7, guarda. Gianluca Busio. 7 milioni e 8 per un giocatore che ti dico quanto ha di overall, aspetta, eh. Lo sto per scoprire, voglio perdere tempo per scoprire l'overall. Oh, 72. Colpaccio. Non se riesco a fare un altro colpo al volo guardando le facce. 38 secondi, come fai a fare un altro colpo? Sei un pazzo. Tranquillo, vai. Capradossi. 33 secondi per prendere Capradossi. Veloce. Offerta per cartellino. Tutto quello che ho sarà tuo, Capradossi. 4 milioni, vai, Capradossi. Preso, vai. 22 secondi per il contratto. Devo farcela. Ruolo accetta, sì, importante, va bene. Minutaggio accetta, 3 anni, 12 secondi. Capradossi, no clausola, perfetto. 8, 7, parliamo di soldi. Ti offro 40.000. 3, 2, 1, accettato. Non so come. Non so chi sia Elio Capradossi. Adesso ti dico l'overall. L'ho pagato 4 milioni. Forse valeva 500.000 euro. Ho preso un difensore centrale con overall 70. Oh, buono. Allora, guarda, io ero lì con calma che facevo tutti i piani di crescita. Sono andato anche avanti perché ho dovuto fare un paio di cambi ruolo. Quindi me la sono gestita un po' così. Vuoi sapere cosa ho fatto? Se proprio dobbiamo. Allora, in primavera tu hai visto il giorno della primavera? Sì. Ok, il mio ha fatto un upgrade pazzesco. Si è messo difensore centrale ed è diventato un 74, quindi è praticamente il più forte della squadra. Tra l'altro ho trasformato anche Silva in ala e ha fatto l'upgrade, è cresciuto di uno. E lì davanti quindi ho Gustavo 72 e Chong Wei Sung 72. Tra l'altro c'era Lee Dong Yun in panca che si è messo a S, mi sembra faceva l'upgrade, non mi ricordo. Però vabbè, io ho fatto il cambio ruolo e adesso ho anche la S di 71. E in porta ho preso Muric, portiere della Championship, neanche mi ricordo la squadra. E l'ho pagato praticamente tipo 10 milioni, 12, 13, 14, tutto quello che c'avevo. Purtroppo però ho perso il centrocampista centrale. Infatti sto giocando con uno che è il punto esclamativo. Ci mette 23 settimane per fare il cambio ruolo, ma non ci possiamo fermare durante la simulata e quindi niente. Io invece ho fatto un 4-2-4 con due acquisti, Capradossi 70 e l'altro mio acquisto me lo so, ah, Busio, americano del Venezia, 72 di overall a centrocampo. Invece davanti abbiamo a 4 con Park della primavera, Cho Gwe Sung, Gustavo e Lee Dong Yong. Ok, ci sta. E allora siamo pronti per simulare, per tirare le somme. Ma io qua devo vincere e molto bene, non solo vincere. Vediamo. Sì. Ma può succedere di tutto, lo sai. Ci vediamo a dicembre. Giuse, mi hanno esonerato, ma sono contentissimo perché è arrivata l'offerta del Seong Nyam. Guarda, non posso prenderne altre, c'è solo questa. È destino, Giuse. È destino. Io ora prendo il Seong Nyam e poi vado a vedere cosa ha fatto la mia squadra. Vedrai che ti ho recuperato. Il Seong Nyam mi porterà fortuna. Siamo arrivati entrambi adesso alla fine e quindi siamo pronti per tirare le somme. Allora, io ti dico che sono andato discretamente bene. Vedo parecchie vittorie nella seconda parte, però è quella inutile. Quella che non conta. Io non posso vederle, quindi... queste cose, perché sono nel Seong Nyam, come ben sai. Ok, allora io ti dico che secondo me ho vinto il campionato, eh. Le ho vinte tutte praticamente. Tutte. Qual era la squadra che io dovevo andare a rivedere? Yeonbuk. Ok, cioè non è andata male, ma sicuramente non ti ho recuperato. Ok, va bene. Io ho visto il risultato e ho vinto il campionato con 74 punti. Io ne ho fatti 70, quindi allunghi ancora purtroppo. Bello però, 70 punti è un bel punteggio, Sono contento, sono contento, peccato per la prima perché poi le altre due sono state molto equilibrate. La seconda addirittura tutto pari, quindi... È vero, invece qui 3 punti di differenza. Sì, anche qui equilibrata, ce la siamo giocati sulla prima purtroppo. Cioè me la sono giocata sulla prima. Ecco la grafica schermo! Verum chiude a 172. Il totale quindi dice che siamo 3-1. È andata male Giuse, ma sono comunque soddisfatto dei miei ragazzi. Poi giusto così, perché io ti avevo proposto questa sfida, tu l'hai accettata e mi hai battuto, giusto così. Ok, però occhio perché io inizio video ho proposto la sfida in India. Quindi attenzione perché potresti. Ti prego, no. Non lo fate, ragazzi, non lo mettete questo mi piace. Fatelo per il mio bene. Dovete invece lasciare un like adesso perché a 7000 settimana prossima avrete il video in India. Io vi saluto e vi ringrazio. Ringrazio anche Venom per la presenza. Grazie Giuse, grazie a tutti. Lo invito ovviamente qui sul canale settimana prossima per un'altra sfida. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.